Eccoci qua, come annunciato in diretta sulla giornata che doveva bloccare l'Italia, in realtà non mi sembra che l'abbia bloccata, però sulla quale si possono fare tante considerazioni e come avevo anticipato le facciamo con Mario Giordano, il giornalista che guida Fuori dal Coro e con il quale voglio fare subito, quando verrà nella diretta, nel frattempo state arrivando nella nostra diretta per capire com'è andata questa giornata. Grazie a Ricky, grazie a Ilaria Negrisoli che vedo essere arrivata, eccola qua, Iaia, e tanti altri che arriveranno. La giornata in cui si devono bloccare i porti non si sono bloccati, la giornata in cui si devono fare gli scioperi, e in realtà su questo la prima considerazione da fare è che per anni ci hanno raccontato questo. È straordinario, cioè, per anni ci hanno raccontato che il diritto di sciopero da sinistra era una cosa fondamentale e finalmente oggi ci accorgiamo che invece il diritto di sciopero diventa una specie di bestemmia. Intanto arrivano i primi badge, ringrazio Riego Terrin e tanti altri che stanno iniziando a dare i badge. Anneli Squagliotto, Rita Iovacchini, buonasera da Bologna Fortini. Adesso siamo sempre in attesa, spero che arrivi presto Mario Giordano. Adesso chiederà, vediamo qui altro sta arrivando, Bizzy Butcher, insomma ci sono cinque sostenitori che hanno iniziato a mettere i badge. Insomma, com'è andata questa prima giornata? Beh, è andata che in realtà poi alla fine non è successo quel caos che ci immaginavamo, però c'è un principio sacrosanto, soprattutto alla luce del fatto che domani ci sarà una grande manifestazione democratica della sinistra per capire cosa è successo nell'occupazione della CGIL. C'era poco da capire, quella cosa è abbastanza chiara ormai, e cioè che è stato permesso a dei fascisti di entrare nella sede della CGIL, né più né meno, cioè non è una cosa che ci stiamo inventando noi, l'abbiamo vista l'altro giorno in maniera plateale quando il ministro degli interni ha raccontato alla Camera che cosa è successo e ha detto semplicemente che sarebbe stato pericoloso bloccare quelli che stavano attaccando la CGIL. E devo dire la verità, allora non so, adesso sto esagerando, eh. Intanto qua un saluto da una Londra libera. Eccolo qua, visualizzo la richiesta di Mario Giordano e lo mettiamo appena lo trovo. Quante persone ci sono? Mostra tutti, vediamo. Eccolo qua, Mario Giordano, eccoti qua in via. Quando arriva Mario, siamo intanto a 1.000 persone che sono arrivate. È andata che sono dei buffoni, dice qualcun altro. Vediamo se Mario è dentro. Eccolo Mario, mitico Mario Giordano, direttore e amico conduttore di Fuori del Coro. Allora, com'è andata questa giornata? Sei tu che ci devi raccontare com'è andata questa giornata. Sono tutti qua che ti aspettano, i miei amici di Instagram. Addirittura. Beh, Sì. diciamo che sicuramente ci sarà una narrazione che tenderà a dire non è successo niente, no? E di fatto, oggettivamente, non è che l'Italia si è bloccata, forse anche oserei dire per fortuna non si è bloccata. Però da qua a dire che non è successo niente ce ne passa, perché secondo me questa giornata lascia delle ferite profonde nel paese, delle lacerazioni profonde e secondo me completamente ingiustificate. Cioè, noi siamo oggi, leggevo poco fa una Reuters che l'Arabia Saudita sta togliendo tutte le limitazioni esistenti per i pellegrinaggi, Mecca, Medina, per le cose. L'Arabia Saudita sta togliendo tutto. Siamo, come tu sai bene, come chi ti segue sa bene, l'unico paese al mondo che fa un provvedimento di questo genere. Tra l'altro senza nessuna ragione, perché siamo in una situazione al di fuori di ogni emergenza. Quindi prendiamo un provvedimento di una durezza inaudita e allora secondo me ci sarà il tema di qui in avanti a dire è andato tutto bene, no? Va tutto bene. E secondo me non va bene per un cazzo, se qua posso dirlo, visto che non va Fare. bene. Qua tutti fanno Donato, smettetela, non c'è Donato, ci sono solo io qua, vai. Donato non è andata bene per un cazzo, perché ripeto, oltretutto io ho visto in questa giornata succedere delle cose, le avrei viste anche tu, incredibili. Cioè, io lo dicevo già questa mattina, cioè io sono, per 50 anni mi sono sentito raccontare la sacralità dello sciopero, no? Lo sciopero è sacro, si può discutere. Dicevo. Abbiamo visto scioperi al venerdì dei mezzi pubblici a Iosa per le cose e non si poteva dire niente perché lo sciopero è sacro per l'amore. Adesso ho sentito nelle ultime ore che lo sciopero è diventato un ricatto. Lo sciopero è diventato un ricatto. Tutti i soloni della sinistra hanno definito lo sciopero un ricatto.
Urrica, mentecatti, mentitori, poverati, Questo minorati. è incredibile, poi il trattamento che hanno subito tutti questi che stavano facendo lo sciopero nei nostri talk show pomeridiani, quotidiani. Ma... Li invitavano per insultarli. Allora, oltretutto, io credo che i portuali di Trieste, a cui va tutto il mio affetto, la mia stima, uno può anche non essere d'accordo con loro, ma vanno rispettati. Queste persone che stanno rinunciando a giorni di stipendio, hanno fatto una manifestazione pacifica, hanno permesso a chi voleva entrare di entrare a lavorare, sono stati pochissimi, ma li hanno permesso, hanno cacciato via tutti i violenti. Hanno fatto una manifestazione per un principio, che il principio non è, come gli ho sentito chiedere mille volte dalla Gruber e anche da conduttrice delle nostre TV, ma perché vi dà fastidio entrare col badge. No, non è quello il problema. A loro dà fastidio che ci sia un lavoratore discriminato per una scelta che non è illegale. E io mi sono rotto i coglioni di continuare a sentir dire, a descrivere il paragone con gli evasori fiscali. Il paragone ancora. L'ha fatto Letta, oggi il segretario del PD ha fatto proprio questo paragone, Mario, ha detto che il tampone gratuito è come coloro che pagano il condone durante, e non Ma pagano le ti tasse. rendi conto della stronzata che è la stronzata? Perché o tu mi dici e ne discutiamo, mi metti l'obbligo vaccinale, allora io evado l'obbligo, evado. Ma fino a quando tu, Stato, mi dai una possibilità di scelta, tu mi dici che io posso scegliere e poi mi discrimini se io faccio in base a una mia scelta personale? È una cosa di una gravità pazzesca, pazzesca! Ma una cosa, cioè tu discrimini sul posto di lavoro uno in base a una sua scelta legata alla salute. Ma io non lo so che cazzo ci vuole per capire che ma in principio io come te sono vaccinato e ho il Green Pass, come Ciccio Puzzer, Stefano Puzzer, il capo dei portuali, il leader dei portuali, è vaccinato, ma giustamente dice, ma io entro e uno che ha fatto una scelta diversa dalla mia, tu lo lasci fuori. E lo discrimini, è una follia. Ho anche l'idea, do i tamponi gratis, ma solo ai portuali. E perché i portuali sì, perché hanno cercato di comprare dandogli i tamponi gratis, no? All'ultimo momento, perché questo stanno facendo. Poi ne dico un'altra su che cosa sta succedendo. Regalano i tamponi, hanno cercato di comprarli con i tamponi gratis, e giustamente loro hanno detto perché fanno una battaglia di principio, ma no, perché i tamponi o sono per tutti gratis. O no, perché i portuali sì e le badanti no? O gli operai della piccola fabbrica no? Allora loro stanno facendo una battaglia di principio, sono stati insultati, massacrati. Io non so cosa Come ci. mettiamo sul fatto che un mese di tamponi costa 500, qualcuno dice 600 milioni? Come si obietta a questa tesi? Cioè dicono ti diamo gratis, che in realtà non sono gratis perché li paghiamo ovviamente come contribuenti i vaccini, e ti prendi il vaccino gratis e non rompere le palle perché il tampone non te lo paghiamo gratis. Però il vaccino, cioè io, se tu mi dai la possibilità di scegliere, no? Lo Stato al momento dice do la possibilità di scegliere. Tu scegli il vaccino, io come contribuente sto pagando il vaccino. Come dicevi tu, non è gratis, io ti pago la scelta. Quindi come pago il vaccino, così pago il tampone. Se no, non devi prendermi per il culo dicendo che è una scelta. Non è una libera scelta, perché se io o scelgo il vaccino, oppure non prendo lo stipendio o devo pagare per andare a lavorare, non è una libera scelta. Questo è banale. Allora dici, ma perché devo pagare il tampone? E perché devo pagare il vaccino? Come pago il vaccino? Io sono d'accordo a pagare il vaccino. Tra l'altro qui apro un'altra piccola cosa. A me fa morire, perché siamo andati avanti per mesi a sentire dire i tamponi come fosse. No, ti ricordi, bisogna fare più tamponi, crisanti, galli, Come no? dobbiamo tamponare. I tamponi sono, adesso i tamponi sono il demonio, cioè il tampone, se tu fai il tampone sei Sì. un. Perché? Perché il tampone, io mi sento, cioè il tampone è uno strumento sanitario, tu l'hai raccontato mille volte, ci sono paesi, la Corea, eccetera, che hanno lottato contro il Covid a suon di tamponi, è uno strumento sanitario come il vaccino. Il vaccino è un importantissimo strumento sanitario, il tampone, ti ricordi le 3T? Tracciare, tamponare, erano le 3T, era uno strumento. Quindi perché il tampone no? Perché adesso dobbiamo minimizzare, cioè il tampone è diventato il male? Perché tu vuoi far vaccinare, però allora lo devi dire, allora devi avere le palle di dire, vai a fare l'obbligo, io sarò contrario sempre,
Io sarò contrario, Lotto, però se tu approvi l'obbligo vaccinale, almeno fai fatto così, crei dei bordelli inenarrabili, i camionisti. Ma perché un camionista italiano? Tu l'hai detto, perché, ma perché un camionista italiano non può entrare, un camionista straniero sì? E mi vengono a raccontare che il Green Pass è uno strumento di sanitario. Senti, Scusa. oggi tutti quanti, ora l'ha detta anche un'amica qua che sta scrivendo, reti unificate stanno ignorando le proteste, dice Carolina Scigliano. Perché queste, oggi queste proteste? Domani immagino che invece per la manifestazione sabato di solidarietà alla CGIL ci saranno le piazze piene, tutte le aperture di tutti i telegiornali. C'è veramente un'informazione in questo, anche per persone, diciamo, ragionevoli come siamo noi. Cioè, noi siamo quasi considerati dei fascisti per avere un'informazione un po' diversa. Che sta succedendo, Mario? Tu, insomma, non è che è la prima volta che sei controcorrente. E come le altre. No, 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 chi lo blocca Mario Giordano è una macchinetta, sì, vabbè, parlo più piano, è che No, mi no, ha... ma non lascia perdere. No, sì, sta succedendo una cosa incredibile, io no, non ho mai vissuto un periodo così di uniformità e di impossibilità di bucare questa cosa, è impressionante. Tra l'altro, mi viene da dire, le piazze di oggi erano tutte piazze pacifiche, no? Allora uno vorrebbe dire... Bisogna spaccare le cose perché si parli delle piazze. Erano manifestazioni pacifiche, erano manifestazioni senza bandiere di partito, erano manifestazioni. A Bologna hanno sfilato con lo striscione di Rodari, per dire, nel paese delle bugie la verità è una malattia, che è una frase che io trovo bellissima. E quindi perché? Perché secondo me c'è, come dire, c'è una narrazione di questo tipo che peraltro, come dicevo prima, sta cercando di spezzare, di comprare pezzo a pezzo. Cioè, alla fine il messaggio che passa, che si vorrà far passare è, alla fine avete visto, non è successo niente. Quelli che vanno in piazza sono due pochi pochi cosi. E nel frattempo il messaggio che passa è andate avanti, la soluzione all'italiana, il Green Pass, violatelo pure. Ah, ti Perché? saranno laschi nei controlli. Sì, secondo me sì. Guarda, io ne ho, non dico la prova perché non so se riuscirò a dimostrarlo, ma diciamo buone sentinelle che di persone che fino a 2 giorni fa erano molto e poi improvvisamente sono arrivati nei messaggi per cui gli dicono: ma perché dovete rompere i coglioni? Se non rompete i coglioni, in cambio non facciamo controlli. Questo è sostanzialmente lo Com'è scambio. possibile che la protesta, diciamo, una protesta sia stata tutta. Perché nei porti? Cioè, l'altra cosa che io mi chiedo, perché qui ci sono milioni di badanti, 800.000 badanti che sono in questo problema, soprattutto quelli che vengono dall'est, situazioni. Ma cos'è che è successo nei porti? Ti hai dato una spiegazione? Com'è possibile che questa cosa sia nata nei porti? È una cosa che mi chiedo, non so se c'è una risposta a questa, ma è una curiosità giornalista. Per la verità è nata sostanzialmente perché tutti gli altri porti oggi sostanzialmente hanno lavorato normalmente, poi alla fine anche lì doveva essere oggi, doveva essere una manifestazione di tutti i porti, in realtà è stato il porto di Trieste. Però secondo me lì c'è una questione in più che riguarda i porti, riguarda i camionisti, cioè che loro sostanzialmente l'hanno detto, l'hanno raccontato, hanno lavorato per tutto il periodo della pandemia, quando c'erano i rischi Ah, veri, certo. senza niente, non hanno fatto le sanificazioni, li mandavano, cioè i camionisti hanno continuato a girare, quelli del porto hanno continuato a lavorare, se noi abbiamo continuato a mangiare, a fare la pasta e festeggiare, viva che facciamo la pasta e facciamo le cose, è perché c'era qualcuno che lavorava rischiando il culo e rischiando la vita. Adesso che la pandemia sta finendo, gli dicono che non possono andare a lavorare. Capisci che ti fa girare un po' i coglioni? Io lo capisco che ti girano i coglioni. Quelli sono forse quelli del porto, soprattutto quelli del porto di Trieste, più compatti e sono riusciti a dimostrare. Perché qual è il problema delle badanti e famiglie? Che è un... Aspetta, aspetta, scusami, perché Massimiliano Pagni dice perché la metà degli operatori dei porti sono stranieri e i loro vaccini non sono riconosciuti in Italia. C'è anche questo elemento in più, comunque, che molti vaccini, cioè c'è anche gente che vuole, che si è già Però vaccinato. quello non è in modo particolare nei porti, per esempio al porto di Trieste, secondo me, da quanto mi risulta, quello è molto il problema delle campagne, Ah, quello è il problema degli agricoltori. Il problema degli agricoltori è che lì la maggior parte dei pazienti sono vaccini non riconosciuti.
Lì io credo che sia proprio questo sentimento che c'è ancora un minimo di solidarietà, perché capisci, se no uno se ne fotte, cioè Stefano Cuzza dice ma io il Green Pass ce l'ho, entro, e ugualmente lì c'è ancora, viva Dio, un po' di spirito di solidarietà che fa vedere quanto sia abnorme questa norma che abbiamo approvato. Senti, come invece che idee ti sei fatta della manifestazione di domani? Con questo chiudo perché non voglio rubare troppo del tuo tempo, ci sono un sacco di persone in linea, però insomma non voglio fare una cosa eterna. Che idea ti sei fatta? Domani si fa una manifestazione il giorno prima del ballottaggio a Roma e a Torino, che sono due ballottaggi che in realtà si giocano solo sull'astensione perché è lì che si farà la vittoria dell'uno o dell'altro, e si fa una manifestazione per un'occupazione della CGIL che peraltro, dice il ministro, è stata fatta perché si temeva, bloccando i due facinorosi, di maggiore violenza. Che idea ti sei fatto? Vorrei chiudere con questo, con te, Mario. Da teoria, innanzitutto questa cosa qua è una cosa, l'hai già detta tu, credo, poi c'è da andare avanti, perché non solo il documento che è uscito oggi della Questura, quello del percorso di Nacco, cioè è stato permesso, questo è il documento della Questura di Roma, verso le 17:30 è stato loro permesso di effettuare un percorso dinamico verso i locali della CGIL, cioè la Questura ha permesso questo. Quindi io su questa cosa qua intanto ci vorrei tornare. Ah, perché, come dicevi tu, la dichiarazione della Lamorgese non sta né in cielo né in terra. Perché a questo modo, cioè io dico, se c'è uno che calpesta un'aiuola che non è pericoloso, posso intervenire. Se c'è uno che minaccia i bambini con un bazooka, non intervengo perché è pericoloso. Come si fa? Come puoi, tra tutte le giustificazioni che poteva dare il ministro Lamorgese, è la meno sensata, cioè non siamo intervenuti perché era pericoloso, ma te devi intervenire proprio perché è pericoloso. Quindi poi, dopodiché c'è ancora molto da fare, no? Cioè, Sì. dico, io intervengo proprio perché c'è un pericolo. Se uno minaccia una banca con un mazzo di fiori, posso intervenire. Se uno la minaccia con un mitra, no, perché è pericoloso. Che cazzo di ragionamento è? Una roba da male. Vabbè, quindi su questo c'è molto da chiarire. Ci sarà molto da chiarire ancora su quelle, e io immagino che ne riparleremo ancora, almeno io comunque ci tornerò su perché non mi è molto chiaro e voglio capirci di più. Due, la manifestazione della CGIL. La manifestazione della CGIL è, oltretutto, tu fai una manifestazione di solidarietà. Io ho visto tante persone hanno aderito alla manifestazione della CGIL per la manifestazione di solidarietà. Dopodiché, se però la CGIL fa una piattaforma di rivendicazione, quindi fa una manifestazione politica con le sue Grazie. rivendicazioni. Adesso, anche lì, cioè, voglio dire, un conto è se tu dici vuoi esprimere solidarietà piena perché quello che abbiamo visto è una vergogna, non si può fare tutto quello che abbiamo detto e che diremo, però se poi tu mi dici le pensioni, la tassazione progressiva, la cosa, e tu mi trai con la scusa della solidarietà, fa una mettezione politica, peraltro, ripeto, prima delle elezioni. Però sai che cosa ti dico, Nicola? Che io ho una sensazione, poi non so, magari, che queste ultime cose siano talmente sporche, talmente esageratamente sporche, che ci sia una reazione anche da parte di quelli che a un certo punto dicevano vabbè, si erano un po' distaccati, si erano un po' rotti con le scatole, diciamo così, che a un certo punto, perché sia quello che è successo sabato scorso, sia quello che succederà domani, è talmente evidentemente, sia il video che tu hai smontato magistralmente di Fanpage sulla Meloni, sia le accuse a Luca Morisi, è talmente esageratamente sporco, che io credo che alla fine rischi di avere un effetto contrario, perché alla Dici. fine, non so, io ho fiducia, io ho talmente, cioè, siccome la gente non è stupida, non è stupida la gente, non è totalmente, quando cioè, è troppo smaccato quello che è stato fatto, io temo che anche qualcuno di loro ormai tema che averla fatta troppo, troppo fuori dal vaso e che l'effetto poi alla fine diventi negativo. Bene, Mario, abbiamo fatto veramente, ti ho rubato 20 minuti, secondo me preziosissimi, sono ben contento che sei riuscito a dire tantissime cose, sono ben contento che ci hai dedicato un po' di spazio su questa pagina Instagram, comunque verrà.
sul sito nicolaporro.it. Qui, insomma, ti ho rubato un po' del tuo tempo, ma spero che i nostri ascoltatori, visto il numero che ora è collegato, sono stati tutti molto soddisfatti. Così, tra l'altro, ringrazio anche i 43 sostenitori con i loro badge di questa nostra diretta, e il primo a ringraziare sono io, voi e Mario Giordano. Mario, grazie, ci vediamo Ciao, martedì. buona serata, ciao a tutti. Ciao, grazie.